Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e l'Oroso TV Sport, con la sosta del campionato di Serie B e tempo anche di primi bilanci e analisi dopo le 13 giornate di campionato con il nostro Walid Khedira che invece si appresta a giocare il suo mondiale con il Marocco. Di questo e di altro ne parliamo questo pomeriggio in collegamento Skype con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Lattanzi. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Cristian, buon pomeriggio. E con noi perché parleremo anche di settore giovanile. È stato un grande weekend per le formazioni biancorosse con il coordinatore appunto del settore giovanile del Bari e responsabile del progetto Bari Generation, Marcello Sansonetti. Benvenuto Marcello, buon pomeriggio. Ciao Cristian, buon pomeriggio a te, a Davide e a tutti quanti i telespettatori. 5 su 5, Marcello, davvero un gran weekend questo, no, per le formazioni giovanili biancorosse, a partire poi dalla vittoria del Bari Primavera di Giampaolo 4-0 a Torre del Greco. Sì, quella è stata la vittoria, diciamo, che più era attesa, proprio perché è quella la formazione che è chiamata a vincere il campionato. L'abbiamo costruita col direttore così e sta, insomma, adesso a pari punti col Palermo, la squadra che abbiamo battuto in casa già, e quindi stiamo facendo il nostro percorso. E con questa squadra effettivamente il risultato conta, perché vogliamo entrare nell'elite della Primavera 2, cosa che compete, insomma, di prestigio a un club blasonato come il nostro, e per cui questo è l'obiettivo primario. Tutto il resto, le altre vittorie sono soltanto un punto di riferimento di quello che è il cammino che stiamo conducendo col settore giovanile. Abbiamo ricostruito da zero un settore che effettivamente sta dando bei segnali anche in competizioni professionistiche di Serie A e di Serie B, quindi non soltanto come l'anno scorso nel Lega Pro, ma anche al cospetto di squadre blasonate e leader di Serie A come la Lazio, la Roma. E quindi siamo molto contenti del percorso che stiamo facendo, sia sportivo che di struttura proprio del settore. Davide, tu sei molto attento anche al mondo dei giovani, del settore giovanile. Chiaramente ci auguriamo presto che qualche nuovo ragazzo possa sbocciare nel rinato settore giovanile biancorosso. Beh sì, assolutamente, perché il settore giovanile del Bari è una tradizione straordinaria. Forse il settore giovanile che al sud Italia ha la tradizione migliore, sia considerando alcuni risultati, sia la quantità di giovani lanciati, perché poi non bisogna considerare solo chi è arrivato al top, ma anche chi ha condotto una carriera da calciatore. È chiaro che quello che è successo nel 2018 è stato uno tsunami che ha travolto tutto, e ricostruire tutto quanto in breve tempo è un'opera difficile. Però sono convinto che a Bari non servirà troppo tempo per tirar fuori qualche ragazzo di buone prospettive che possa aiutare anche la prima squadra a breve. È un territorio da sempre fertile e sono convinto che continuerà a dare i suoi frutti. Poi ci vuole sempre il coraggio, e questo vale per tutti, di lanciare i ragazzi, credere in loro, dar la possibilità di sbagliare una volta che arrivino ad alti livelli, perché è normale che un ragazzo alle prime armi non possa essere pronto, ma se poi lo si mortifica non crescerà mai. Ma questo è un discorso che vale per l'intera nazione, non solo a Bari ovviamente. Condividi il pensiero di Davide, Marcello, anche legato, no, al mondo proprio dei giovani? Assolutamente sì, ci vuole coraggio per schierarli, perché poi tra l'altro li formiamo. Li teniamo 7-8 anni con noi e poi li mandiamo in prestito, non abbiamo il coraggio di portarli al calcio dei grandi, parlo in generale come calcio italiano. Invece per quanto riguarda qui Bari, è chiaro che fino all'anno scorso non era facile per un giovane poter esordire laddove c'è una squadra che deve vincere il campionato a tutti i costi, per cui magari non si è potuto dare merito a tutti quei ragazzi che hanno
continuato con l'allenamento con la prima squadra, sono stati ai margini della prima squadra, lì sempre pronti a sostenerli negli allenamenti infrasettimanali. Poi la domenica non hanno trovato spazio, però sicuramente sono cresciuti a livello tecnico e a livello umano nel confronto con i grandi. Per quanto riguarda questo settore giovanile, è partito appunto dalle ceneri di qualche anno fa. Per vedere un prodotto in prima squadra, chiaramente se anticipiamo i tempi vuol dire che siamo stati bravi con lo scouting, se invece i tempi sono quelli, dobbiamo dare tempo ai ragazzi che abbiamo formato noi di poter arrivare alla soglia della primavera per poter poi magari poter fare un esordio in prima squadra, perché quello, a parte tutto, a prescindere da tutto, è l'obiettivo primario di un settore giovanile, fornire ragazzi utili per poter esordire in prima squadra. Ragazzi, attenzionati, Marcello, sono tanti anche con il progetto Bari Generation e le tante società affiliate alla SSC Bari. Sì, sono una trentina di società maschili, 5 femminili, insomma stiamo entrando sul territorio come leader indiscussi, ma non soltanto in Puglia, proprio nel centro-sud, e questo ci fa enormemente piacere. Lo possiamo fare solo esclusivamente con una società a supporto che crede tantissimo in questo progetto, sia della Generation, ma soprattutto del settore giovanile a tutto tondo. Perché non si può fare soltanto non si può curare soltanto un aspetto, in questo caso tecnico, ma ci sono tanti aspetti che vanno curati, dall'etica, dall'etica, educazione e rispetto sportivo, a quella che è la metodologia d'allenamento, alla preparazione atletica, che con D'Urbano stiamo curando con tutti i ragazzi del nostro settore giovanile, i nostri preparatori atletici. Di psicologi a supporto, l'area medica fisioterapica con nutrizionista e posturologo. Insomma, noi abbiamo strutturato questo settore giovanile, con chiaramente partendo da poco, però con una vision a lungo termine per la quale vorremmo essere protagonisti, ecco. E ce lo auguriamo. Intanto passiamo anche al Bari dei Grandi. Andando a vedere poi la classifica del campionato di Serie B, dopo 13 giornate ci sarà la sosta questo fine settimana, poi si riprenderà invece il 27 di domenica alle 15 in trasferta contro il Como. Non so se possiamo, sì, la vediamo in grafica la classifica con il Bari in sesta posizione al momento con 21 punti. Davide, parto da te, ti chiedo se questa classifica alla fine rispecchia quello che al momento è il valore dimostrato dal Bari in campo. Ma Cristian, io penso che questa classifica possa rispecchiare un po' il campionato che comunque il Bari deve cercare di disputare, perché io penso che in una piazza del genere parlare di salvezza non si possa. E allora tutto sommato essere nella zona delle prime otto, magari ci sono dei momenti in cui sei quarto, altri in cui sei settimo, altri in cui sei sesto, però restare in quella zona lì credo sia confacente a quello che si possa realizzare ad un primo anno di Serie B, perché ti mantiene comunque poi la possibilità di andarti a giocare qualcosa ai playoff. Riuscirci poi o meno in un'impresa dipende da 3.000 fattori, ma secondo me il Bari, per il suo blasone e per, diciamo, quello che rappresenta in questo campionato, deve quantomeno cercare di andarsi a giocare i playoff. Sul piano di quello che la squadra ha espresso, secondo me si poteva stare un po' più in alto, perché onestamente la squadra, secondo me, ha steccato poche gare. Certo è che però il calcio, secondo me, non è mai casuale, e quindi anche quando magari raccogli meno di quanto hai prodotto, un motivo c'è. Magari in precisione, magari nel limite di qualche interprete, magari insomma in fattori che non vanno solo ricondotti agli eventi. Dire è girata male, secondo me, è sempre un'analisi parziale. Quindi io penso che Pari onestamente potesse avere qualcosa in più per quello che ha espresso, ma probabilmente il valore oggettivo della squadra oggi è quello, perché c'è ancora. Ci sono ancora degli aspetti su cui bisogna lavorare.
Marcello, gira a te la stessa domanda fatta a Davide, anche guardando quella classifica, che riflessione fai? Io sono un po' più puntuale, mancano 3 punti secondo me. Noi dovevamo stare a 24 punti e sono quello, il punto di Frosinone e i 2 punti di sabato scorso. Ternana e Cagliari si compensano, nonostante abbiamo fatto 2 grandissime partite, soprattutto con la Ternana e raccimolando soltanto 1 punto, quindi però si compensano. Io Io dico forse il che questa punticino con classifica l'Ascoli ci al San deve. Nicola, si poteva anche magari raggiungere un punticino con l'Ascoli al San Nicola, guardando poi quella che Ma fu la l'Ascoli è partita. stata una partita molto Gestita particolare, non male, gestita abbiamo male. prodotto il nostro solito gioco, non abbiamo fatto la nostra solita prestazione, forse è stata l'unica gara. Per il resto questa squadra è stimata, oltre che amata dai tifosi, è stimata anche dall'ambiente proprio perché ha avuto una costanza di rendimento in tutto questo inizio campionato. Ha sempre fatto la prestazione. Sì, poteva vincere, poteva perdere o pareggiare, ma la prestazione è stata sempre di altissimo livello. Alcune volte magari partendo dal secondo tempo perché il primo si è avuto un po' di difficoltà, altre volte andando avanti come dei treni, questo viene riconosciuto nonostante appunto ci sia quasi un mese di assenza dalla vittoria. Lo sai bene, voi conoscete quanto me la piazza di Bari. Forse non ci fosse stata prestazione, dopo un periodo di questo tipo ci sarebbero stati Dei dei mugugni, malumori. sì, Invece sicuro. il tifoso barese è un tifoso che sa di calcio, sa quando una squadra sta dando il massimo di sé, quando sta girando un po' storta magari per sfortuna, però ha sudato la maglia, ha meritato di vincere la gara, poi magari non la vince. Quindi in questo caso, questo è proprio il caso del Bari, dove il campionato entusiasma sia gli addetti ai lavori che i tifosi, ma che dà anche proprio fiducia nei propri mezzi, ai ragazzi stessi. Dobbiamo andare in pausa pubblicità, Ria, a tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport, con Marcello Sansonetti e con Davide Lattanzi. Parleremo anche del mondiale con il nostro Walid Khedira, con la maglia del Marocco, a tra poco. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basnicolis.it. Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Caudalie Avène, Relasil, Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named, Foodspring, Enerzona, Enervit, Gymline, in Viale Papa Pio XII, 48 barra via Bari, Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. Farmaciacavallobari.it. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Federica è una donna d'affari e per lavoro dorme spesso fuori. Quando dorme a casa chiede il meglio. Letto Diamond con materasso Olimpo e rete Plutone. Chi vive di eccellenza merita un sonno eccellente. Valeria e Alessandro sono alle nozze d'argento. Si sono regalati un letto luxury con lavorazione Capitonné insieme ad un materasso Venere.
Il lusso non è più un lusso. Il vero riposo è solo quello progettato su misura. Marion, soluzioni per dormire. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport, sempre in compagnia via Skype di Marcello Sansonetti e Davide Lattanzi. Intanto al via anche la prevendita per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti dello stadio Senigallia di Como. Sono 500 al prezzo di 18 euro a fronte di uno stadio che ha una capienza complessiva di 4.999 posti. Dunque 500 riservati ai tifosi del Bari. Walid Khedira. Andiamo a vedere anche la foto che ha postato sui propri profili social, sul suo canale Instagram, qui impegnato con la nazionale del Marocco. Davvero un grosso in bocca al lupo a lui. Cosa vi aspettate dal mondiale di Khedira, che è stata davvero la sorpresa di questo inizio di campionato del Bari? Non so chi vuole partire, Marcello, Davide, vai. Vai. Sono io? Vai tu Davide, vai. No, allora, secondo me è stato un premio meritato per un ragazzo che è in grande crescita, che ha umiltà, che ha voglia di imparare e che è stato protagonista di un avvio di stagione davvero di altissimo livello. Quindi è un piacere che sia al Mondiale, almeno avremo la possibilità di tifare per qualcuno che ci appartiene, quindi sicuramente ti faremo per lui, anche se significherà perderlo magari per qualche partita, ma non fa niente perché secondo me per un ragazzo che arriva al mondiale l'augurio che gli devi fare è arrivare più in fondo possibile perché è un'opportunità unica nella vita. Se devo trovare il pelo nell'uovo di questa vicenda, devo dire che non sono stato contento di non vedere Khedira in campo sabato, ma non perché voglia pensare male. Io mi fido sempre ciecamente di quello che dice mister Mignani, perché è una persona pulita, lucida, che non vende mai fumo. E lui ha detto che non vedeva il ragazzo al meglio sul piano fisico, ma che lo vedeva anche un po' condizionato sul piano mentale. Ora, io credo che Khedira al Bari debba più di quanto il Bari debba a Khedira, perché il Bari Khedira lo ha letteralmente scoperto, il direttore sportivo Polito lo ha voluto l'anno scorso, lo ha confermato quest'anno, e se Khedira, e su questo era stato onesto, non avesse giocato nel Bari ma avesse giocato nel Cittadella, con tutto il rispetto, io credo che 9 gol e buono al Mondiale non ci sarebbe andato. Bari ti dà una vetrina che altre piazze non ti danno, quindi io credo che forse Khedira sabato uno sforzo in più per essere in campo avrebbe potuto farlo, magari ci avrebbe dato anche una mano in una partita complicata. È un ragazzo, capisco che entrano in ballo milioni di variabili, e quindi se il mister ha deciso così avrà fatto bene. Mi rimane un pochino di dispiacere, perché credo che lui avrebbe dovuto salutare la piazza, la maglia ed il pubblico che oggi l'ha portato lì. Però, voglio dire, non è un motivo per crocifiggerlo, ma se devo trovare un pelo nell'uovo, questa cosa mi sento di dirla, perché io pensavo che sabato Khedira avrebbe giocato. Perfetto, passo la palla a Marcello Sansonetti. Vabbè, dobbiamo... diciamo, il ragazzo non stava bene, quindi magari giocava male, tutti quanti dicevano che aveva giocato male perché aveva la testa al mondiale, stava pensando al mondiale, quando invece non si è allenato tutta la settimana, e quindi, anzi, andando sul dolore magari rischi veramente di farti male. Tra l'altro abbiamo una rosa molto importante, e quindi era giusto anche incominciare a capire chi potesse essere il sostituto nel momento in cui lui sarà assente.
Per quanto invece sono d'accordissimo su quella che è veramente una medaglia al valore dell'operato del direttore sportivo e della società, perché che dire è proprio l'emblema di quello che è stato fatto. Che dire sta con noi dall'anno scorso, quindi vuol dire che l'ha vista lunga, ma proprio lunga il direttore. La società l'ha sostenuto anche nel riscattarlo quest'anno, quindi questa esplosione è un merito alla società e all'operato del direttore, quindi oltre che orgoglio per tutta la piazza. Concludo dicendo che è un testimonial, parlo fuori dal campo, quindi non per lo score che ho ottenuto, ma è un testimonial di educazione, serenità, felicità di fare quello che lo fa bene, sempre col sorriso. È un esempio per tutti. Parlavamo di settore giovanile, che poi, Cristian, vorrei aggiungere una cosa, magari dopo torniamo sul settore giovanile. Per tutti i ragazzi è un testimone, un esempio, sia per come si allena con la determinazione, sia per come cerca di migliorarsi ogni allenamento e per come gestisce la partita, non soltanto a livello tecnico ma anche a livello caratteriale e comportamentale. Mai una protesta, mai un gesto di disappunto. Questi intanto sono dei gol anche della passata stagione di Walid Khedira. La sua sostituzione, Davide Salcedo, Schindler, secondo te su chi punterà Mignani? Salcedo, tra l'altro, reduce da un gol straordinario, davvero straordinario, magari ora lo rivedremo contro il Sud Tirol. Io credo che a livello di qualità e di potenzialità Salcedo sia il giocatore più adatto. Il problema è capire se Salcedo può darti la fisicità anche che ti dà Khedira, perché Khedira comunque è un toro, quindi è difficile stargli dietro, fa anche molto lavoro fisico, scatti a ripetizione con una potenza che diciamo dà peso al reparto, pur non essendo un centravanti strutturato, un attaccante strutturato, però con quella potenza che si ritrova ti conferisce anche peso. Salcedo è un giocatore molto più leggero, non a caso, per dire, Mignani li ha schierati entrambi con il Sud Tirol insieme ad Antenucci. Anche quella potrebbe essere una soluzione, cioè magari metterne due, avere un tipo di attacco differente, a volte magari pensando anche di usare Botta in una posizione leggermente differente, come è avvenuto nel secondo tempo con il Sud Tirol, nel quale il Bari, pur avendo tanti uomini offensivi, non aveva un atteggiamento sbilanciato. Quindi bisogna trovare, diciamo, più che l'uomo, la formula che compensi. Comunque un giocatore unico nel suo genere, perché il Bari, diciamo, come caratteristiche simili a Khedira, non ha un clone, quindi bisogna trovare la formula che ti dia fisicità, velocità e presenza che Khedira ha assicurato in questo momento. Però il Bari davanti a tanti uomini, quindi credo che dal punto di vista quantomeno della scelta non ci possano essere problemi. Chiamo in causa anche Marcello Sansonetti. Condivido, il mister valuterà di volta in volta. Ci sono delle partite, delle gare che richiedono magari più fisicità, altre un po' più di velocità, altre magari un po' più di tecnica di possesso palla, per cui abbiamo tanti altri attaccanti. Da Seter, quando recupera con una fisicità più predominante, Schindler, che abbiamo visto essere un attaccante anomalo per la fisicità che ha, perché è un attaccante che si butta nello spazio, che magari non è tanto boa e pivot, ma in aria è fulmineo, c'ha una protezione palla e vede la porta come pochi, e quindi lì dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio. Poi abbiamo l'eterno Antenucci, che è un faro, un punto di riferimento per tutta la squadra, e forse un po' più il centrale di tutti quanti, perché riesce a tenere sempre palla e far salire la squadra. E poi abbiamo... E allora si è momentaneamente bloccato il collegamento con Marcello Sansonetti. Facciamo così, siamo in orario di pausa pubblicitaria, a tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport.
per un gusto autentico, solo da assassinare a casa tua. Prepara e bruciacchia gli spaghetti all'assassina in padella in soli 6 minuti. Cucinarli è semplice e facilissimo con la nostra Assassina Box. Ti occorrerà solamente una padella antiaderente, dell'olio extravergine di oliva e una pinza per girare gli spaghetti. Visita il nostro sito internet spaghettiassassina.it. Total Comfort, un sistema di riposo anatomico composto da BioComfort insieme a Demotus con uno sconto del 70%, 239 euro anziché 800. Chiama Marion. FAC Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. FAC Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Dicono che un giorno vivremo liberi nello spazio, che saremo guidati da nuove tecnologie. Inizia ad abituarti. Con nuovo T-Roc. Oggi il Tech Pack è incluso. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Insieme in compagnia via Skype di Marcello Sansonetti e Davide Lattanzi, intanto a grande richiesta è tornato anche il backstage delle gare della SSC Bari realizzato da Domenico Bari per il club biancorosso e si riparte proprio dalla sfida di sabato tra Bari e Sudtirol. Vediamo il trailer. Questo è solo un assaggio perché è un video che vi posso assicurare è davvero molto molto bello, realizzato da Domenico Bari, che uscirà alle 20 in prima visione sul canale YouTube della SSC Bari. Dunque davvero un appuntamento da non perdere per vivere insieme anche il dietro le quinte tra Bari e Sudtirol, per rivedere anche l'entusiasmo del popolo biancorosso. Ne parlavamo prima, Marcello, Davide, il ritorno dei tifosi, l'entusiasmo, le famiglie, tanti ragazzi, no Marcello, anche delle scuole calcio che finalmente vedono con occhi diversi i calciatori del Bari, quasi ormai come beniamini. Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Quando il dato più grosso l'abbiamo quando ci vogliono accreditare per la sfilata pre-gara, è sempre un momento molto ambito, ma non solo, perché settimanalmente ogni partita abbiamo richieste di migliaia e migliaia di biglietti da queste società affiliate che vengono chiaramente con tutta la famiglia, e in più ci sono proprio tutte queste famiglie che vediamo sia in curva che in tribuna, che trovano nello stadio un momento di aggregazione importante, un luogo sicuro. È importante sottolinearlo, è bello anche da vivere,
visivamente, ma anche per tutte le attività che vengono svolte ad ogni partita. Quindi vediamo anche, c'è musica nell'intervallo, ci sono delle oltre le sfilate ci sono altre attività nel pre-gara. È un momento di festa che viene suggellato con la prestazione di questi ragazzi, che è sempre molto entusiasmante. Davide, no, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, si sta finalmente recuperando, no, una generazione che aveva un po' perso di vista il Bari. Non sentiamo Davide. Davide, forse hai disattivato momentaneamente il tuo audio, non lo so, perché ora non riesco a sentirti. Vediamo. Mi sento? Ora sì, perfetto. Sì. No, sicuramente il merito della squadra che è tornata in categorie più consone al suo blasone. Chiaramente c'è anche molta più visibilità, anche se io penso che chi è di Bari debba tifare per la squadra della città a prescindere, però è chiaro che poi là intervengono tanti altri fattori, la famiglia, chi ti influenza, i genitori e via discorrendo. Però è bello vedere tanti bambini allo stadio. Speriamo che davvero la maglia biancorossa sia la loro maglia per sempre, perché è un valore che solo noi baresi possiamo continuare a tenere vivo in ogni modo. In questo senso, il fatto che ci siano tante scuole calcio legate al Bari fa tanto, perché chiaramente chi gioca a calcio poi indossa la maglia biancorossa e si affeziona a quei colori. Quindi la missione che hanno Marcello e tutti coloro che lavorano nel settore non è solo quella, ovviamente, di tirar fuori dei ragazzi che possano un domani coltivare un sogno, ma soprattutto di tirar fuori l'amore per la maglia biancorossa. E quindi io dico sempre che se qualcuno arriva là con idee differenti dovete convertirlo, quella è la prima missione. È così, Marcello, eh? Sì, è giusto quello che dice Davide, giustissimo. È l'obiettivo che si era prefissato il presidente a inizio del percorso. Devo dire che già con la prima vittoria del campionato di Serie D, perché poi alla fine i ragazzini, soprattutto i piccolini, si vogliono vincere, giustamente, quindi anche una vittoria in Serie D per loro è sembrata come la vittoria della Juve, no? Che vinceva sempre all'epoca, quindi già da quella vittoria abbiamo cominciato a riequilibrare un po' i valori. E niente, con la vittoria dell'anno scorso poi abbiamo tantissimi ragazzi che saranno i tifosi del domani e che onoreranno questa società, questi colori per il resto della loro vita, sono sicuro, perché poi quando ti entra da piccolina questa fede, questa passione, a prescindere da quella che sia sul calcio giocato, come diceva Davide prima, ti senti legato per affetti, perché hai vissuto con tuo padre, con tuo nonno, e porti avanti una passione che poi ti accompagnerà per tutta la vita, quello che è capitato anche a noi, quindi non ce lo nascondiamo. Marcello, volevi aggiungere qualcosa relativa anche al mondo del settore giovanile? Mi ero dimenticato prima di sottolineare un aspetto molto importante. Noi ci siamo iscritti anche al Under 13 e 14 Pro, gli unici in Puglia, e quindi abbiamo tutte le squadre che partecipano a campionati professionistici. Ecco, è una cosa molto importante, proprio perché stavamo dicendo, no, quanto investimento ha fatto la società, quante figure professionali dedichiamo a queste tante squadre, ne abbiamo 9, e che percorso che possono fare i ragazzi all'interno delle nostre squadre, ecco, sin da piccolini, perché se pensiamo che adesso l'Under 13 2010, 12 anni, ha la possibilità di giocare a Reggio Calabria, a Napoli, a Catanzaro, a Benevento, Salerno, ecco, tutte questi confronti molto importanti che vanno ad elevare un po' gli standard qualitativi. Nel confronto c'è sempre crescita,
quindi ci stacchiamo un attimino dalla competizione provinciale e regionale e andiamo su quella nazionale con tutte le squadre. Ecco, questo è una testimonianza tangibile di quelle che sono le idee, la progettualità, gli sforzi che sta facendo la società in merito a questo settore giovanile. Abbiamo ancora 3-4 minuti da passare insieme e vorrei sfotticchiarvi un po' su un tema che appassiona milioni di italiani, il fantacalcio. Marcello, cos'è questa storia che la tua Samsonite gioca spesso in 9 uomini? Sei in caduta libera? Lasciamo perdere. Io devo dire che sono arrivato al fantacalcio veramente da pensionato, perché ho iniziato l'anno scorso, mi sono approcciato un attimino, quest'anno sono andato da solo, ma è stata veramente, in questo momento è una mezza debacle, perché sono ai bassi fondi della classifica, ma soprattutto faccio miracoli perché riesco a far giocare tutti quelli che possono giocare, ma nonostante ciò gioco sempre con uno o due in meno ogni partita. Squadra da rifondare nel prossimo mercato, mi pare di capire. Sì, partendo dal presidente, dall'allenatore, cioè quindi da me. Per autocritica, devi sapere che invece faccio un fantacalcio anche con Davide Lattanzi, tra i tanti. Davide ha fatto una squadra composta solo da calciatori italiani. È vero, grande. Sì, è per quello sono penultimo, perché io subisco il sistema, siccome non li fanno giocare, giocano poco, eccetera, eccetera, quindi io vado male per colpa del sistema Italia, che non crede nei ragazzi nostri. Però al di là degli scherzi, lo faccio da tantissimi anni il fantacalcio, mi è capitato di vincerlo anche tante volte e poi magari di perderlo anche nelle situazioni più assurde, quindi ormai mi sono votato ad un ideale, non mi interessa più se vinco o perdo, però mi devo fare una squadra che mi piace, e da 2 anni faccio la squadra solo con gli italiani, prima o poi vincerò anche così. Però c'è il fantamondiale, che dire, lo prendete o no? Sì, per forza, sì. sì. So, lo metto vicino a un giocatore un po' più noto di lui, però no, al di là di tutto mi auguro che questo mondiale, al di là della simpatia per Khedira, che ovviamente sarà il primo pensiero, visto che il mondiale è alle porte, mi auguro che il dio del pallone renda giustizia a un giocatore che secondo me è stato l'emblema di questa generazione, un extraterrestre, mi riferisco a Messi, un fuoriclasse che ha qualcosa più di tutti gli altri. Gli altri possono essere ottimi giocatori, anche qualcuno sicuramente è un campione, lui per me è qualcosa di più, lui è qualcosa, lui per me è il calcio personificato, per quello che pensa, per i mezzi che ha, per come intende il gioco, per la visione complessiva, quindi sarebbe bello che quello che gli manca per renderlo veramente un immortale assoluto è la vittoria del mondiale, siccome sarà quasi certamente l'ultima occasione a 35 anni, sarebbe bello che coronasse il suo sogno. Siamo in chiusura, Marcello, scegli anche tu Messi? Ma no, ti dico la verità, io non riesco a tifare altre squadre che se non il Bari, ma da sempre, quindi seguirò, come spesso mi capita, per esempio nel campionato di Serie A o nei campionati quelli maggiori europei, la squadra che gioca meglio. Chiaramente con un occhio di riguardo al nostro Khedira, che possa esordire e magari anche siglare una rete, poi sono bagagli che uno se li porta per tutta la vita, quindi in bocca al lupo a Khedira e che vinca il migliore, che si esprima un calcio propositivo e divertente soprattutto. Io ringrazio Marcello Sansonetti, coordinatore del settore giovanile del Bari e responsabile del progetto Bari Generation, e Davide Lattanzi, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Marcello, ciao Davide, grazie. Ciao Cristian, un saluto a tutti i tifosi. Ciao, ciao, io ringrazio anche tutti voi per la cortese attenzione, a domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.